Vi avevo parlato di Leica M11 a gennaio qui sul canale, quando appunto il produttore tedesco l'aveva presentata in anteprima e oggi finalmente sono qui per recensirla e provarla e farvi capire un pochettino quali sono i vantaggi di questo prodotto perché ogni fotocamera M che esce ha una responsabilità incredibile, voi sapete che la prima storica Leica M3 Uscì nel 1954 e da quel giorno sono cambiate tantissime cose, ma soprattutto tantissimi fotografi importanti hanno scattato foto iconiche con un prodotto di questa serie o comunque con un prodotto laica. Quindi diciamo che è una responsabilità importante ogni volta, non necessariamente ogni anno perché non è proprio sempre così, ma per ogni nuovo modello il produttore sicuramente deve impegnarsi a fare due cose, secondo me. La prima è mantenere in qualche modo eh, una serie leggendaria senza distruggerla, senza... Eh, cambiarla troppo senza stravolgerla in maniera eccessiva. Dall'altra parte invece è necessario comunque innovare per comunque eh, dare un apporto tecnologico, stare al passo con i tempi e comunque dare un'offerta poi al consumatore, all'utente finale, diversificando qualche aspetto ovviamente del prodotto. Quindi se la vediamo così è una missione veramente molto difficile. Come fai nel 2022 a mantenere da una parte un prodotto iconico? tra virgolette così com'è, senza cambiarlo troppo. Dall'altra parte però devi cambiarlo in qualche modo, quindi come si fa? C'è riuscita Laika con questa M11? La risposta secondo me è sì, vi do già questo piccolo spoiler, e onestamente non, non avrei io voluto ritrovarmi nella responsabilità di decidere cosa cambiare in un prodotto del genere, perché è un po'... Cioè è complicato ragazzi, veramente difficile. Pensate a tantissimi fotografi, Robert Capa, Alberto Corda, eh, Alfred Eisenstein, eh, Elio Terwitt, insomma tantissimi altri, tantissimi nomi importanti hanno scattato un sacco di fotografie iconiche con un prodotto Leica o addirittura con un prodotto della serie M di Leica, quindi è ancora una responsabilità più, più grande. Come si fa a innovare un prodotto così? Come funziona? Quali sono i passaggi? Ecco, con questa recensione, oltre a darvi, diciamo, un escursus della mia prova e farvi capire un pochettino come mi sono trovato, come è andata l'esperienza di scatto, vorrei anche farvi capire perché le Leica costano così tanto, perché questa M11 costa così tanto, ed è veramente così tanto, perché senza... Girarci troppo intorno. L'Ica M11 costa circa 8.000 euro per il solo corpo. Mentre questo obiettivo che vedete qui, che è il 35 F2 SPH, quindi quello sferico storico della serie M. Costa quasi 7.000 euro, anzi poco più di 7.000 euro in realtà. Quindi in co a conti fatti io qui ho in mano 15.000 euro e no, non farò la scenetta in cui cade perché la sto tenendo con una fermezza incredibile questa fotocamera, anche se comunque il corpo di Leica M è veramente molto resistente perché qui nella versione nera c'è la nuova cal calotta antigraffio superiore in ottone rinforzato che effettivamente non è solo antigraffio ma è anche molto resistente a varie tipologie di condizioni, perché alla fine questo prodotto deve essere sì, una bellissima esperienza di scatto, ma anche qualcosa che resista molto a tante cose, non solo agli agenti atmosferici, ma anche eventuali botte, cadute, eh, ci passi sopra con la macchina per, per sbaglio, perché in fondo chi di noi non passa sopra con la macchina una fotocamera, però questa M11 può tranquillamente resistere e questo tipo di marchio no, ehm, che si vede nelle fotocamere laica, cioè la resistenza, Uh, effettiva è una cosa ampiamente dimostrata con tanti modelli di fotocamere che resistono uh, benissimo a queste condizioni, così come anche uh, nei vari modelli che sono stati utilizzati appunto come reportage di guerra che chiaramente uh, devono resistere a tutto. Voi lo sapete, di solito inizio le mie video recensioni dove il primo punto che di solito affronto È proprio il target, no? Perché mi piace molto analizzare il target di persone che poi andranno a utilizzare un particolare prodotto, che sia una fotocamera, un obiettivo. Con i prodotti like è un po' difficile, sarò sincero, perché effettivamente è innegabile guardare comunque il price tag, cioè il prezzo effettivo del cartellino. No? Il prezzo di questo prodotto è molto alto e quindi, di conseguenza, questo già restringe molto il target a chi effettivamente può permetterselo. Non è una differenza per dire: Ah, tu sei più figo di me perché hai più soldi. Sono mille i motivi per cui una persona vuole o può investire in una Leica, io stesso sono il primo che dice che se potessi economicamente permettermela e magari se non avessi un mutuo da pagare, le tasse eccetera eccetera, allora mi comprerei sicuramente una Leica perché è un tipo di esperienza che non si trova in un altro prodotto, ma allo stesso tempo, secondo me, soprattutto la serie M è una fotocamera che non può neanche entrare in concorrenza con altri prodotti perché semplicemente fanno cose diverse. Se ci pensate bene con la metà dei soldi richiesti per questa M11 e con la metà sono anche stato molto largo eh, si può comunque acquistare una fotocamera che ha, sulla carta diciamo fa molto di più di questa M11 magari una fotocamera che ha l'autofocus che questa M11 non ha una autofocus magari rilevazione di fase su tutto il sensore con 5000 punti eh, con scatti a raffica da 30 fps che magari registra il video in 4K 120 o addirittura in 8K 30 o, o in 6K insomma a livello tecnico, forse oggi tutte le fotocamere sulla carta sono superiori a questa M11 e quindi la domanda è sempre la solita, perché dovrei acquistarla soprattutto a quel prezzo? Perché secondo me la serie M, soprattutto M11, ha qualcosa che davvero gli altri non hanno dal punto di vista dell'esperienza, ma in questo caso forse per la prima volta si riconferma anche il fatto che M11 ha qualcosa che gli altri veramente non hanno a livello tecnico, perché è vero non ha l'autofocus, non fa video, eccetera eccetera, però Leica eh, ha usato una strategia molto interessante secondo me per aggiungere quelle famose cose che vi dicevo all'inizio in questo prodotto. Diciamo che di solito oggi, secondo me la maggior parte dei produttori di fotocamere quando devono creare un nuovo prodotto, guardano quello che hanno fatto col prodotto precedente e cercano di migliorare tutti i vari aspetti. Una strategia che viene fatta per tanti ambiti, nei monitor, nei computer, nelle schede video, nei tele, cioè ovunque viene fatto, diciamo, un po' questo. Si tende a guardare un po' il modello precedente, si cerca di migliorare quei punti e magari nel frattempo do anche un'occhiata alla concorrenza, sempre nel segmento del prodotto che sto per produrre, per presentare, e vedo se posso fare meglio, se posso fare un'alternativa. Laica ha fatto questa cosa con M11. No, non esattamente. Nel senso che l'Aika ha guardato un target non proprio completamente diverso, ma che di solito non viene molto guardato dai produttori di fotocamera, cioè il target degli smartphone. Perché Leica M11 deve molte delle sue caratteristiche e innovazioni proprio agli smartphone. E questa cosa fa pensare e riflettere. Perché in questa Leica M11, tra le novità principali, oltre al nuovo sensore da 60 megapixel, con la triple resolution technology che tra poco vi spiego, ci sono due caratteristiche che... Vengono direttamente dagli smartphone e che mi hanno stupito molto perché ho pensato semplicemente: vabbè, ma perché gli altri produttori non ci hanno pensato prima? Perché è una cosa così logica, non banale, ma logica che avrebbe senso. Ad esempio, l'ICA M11 ha una memoria di archiviazione flash integrata da 64 giga, così se dimenticate la SD, l'avete tolta per portare le foto, non l'avete più rimessa, insomma, mille cose. Potete comunque fare foto, salvarle e poi mettete dentro l'SD e le salvate sull'SD, oppure con l'SD dentro diventa un doppio slot. Ed è una figata, è una cosa talmente logica che veramente dico: come, come mai nessuno ci ha mai pensato? Cioè, la memoria integrata la troviamo ad esempio sui droni. Ma sono magari 4 giga, 8 giga, poca roba giusto di emergenza, però c'è anche lì. Sulle fotocamere professionali invece no, ed è una cosa che potrebbe anche garantire una velocità superiore a livello di operatività di quello che si sta facendo. Quindi potrebbe funzionare veramente bene, è una cosa su cui dovremmo tutti riflettere molto. E poi la m 11 offre il pixel binning, che di solito il pixel binning è una... Tecnologia baratecnica che viene utilizzata nei sensori degli smartphone: cioè, gli sensori degli smartphone non possono essere grossi come i sensori delle fotocamere. Quindi, per cercare di ottenere foto di qualità, vedete che molti sensori degli smartphone oggi eh, vengono dichiarati con 48 megapixel. Ma poi la foto che andate a scattare è da 12 megapixel. E voi dite, ma com'è possibile che c'è scritto 48? Allora, allora è finto, mi stanno prendendo in giro? No. Quello si chiama pixel binning perché viene data una grandissima risoluzione, adesso ve la spiego veramente in brevissimo, viene data una grandissima risoluzione e vengono uniti 4 pixel per formare un super pixel, avere quindi più qualità, a discapito però di una risoluzione in uscita inferiore, quindi il file finale sarà più piccolo dei megapixel effettivi perché appunto i pixel vengono un po' sacrificati e uniti per dare maggior risalto. Vi, vi ripeto che ve lo spiegate in maniera proprio velocissima per farvi capire cos'è il pixel binning, ma di fatto fa questo e permette veramente di aumentare un pochettino la risoluzione o la qualità a seconda dei casi, chiaramente sempre a discapito uh, dei megapixel, pertanto eh, serve avere uh, un sensore con tanti megapixel. Laica aggiungendo questa funzione ha permesso in alcune uh, modalità di utilizzo di avere veramente un, uh, un aumento di qualità importante, ad esempio con la Triple Resolution Technology, che è fondamentalmente una uh, modalità che vi permette di avere tre risoluzioni diverse con un singolo sensore. O è come dire avere tre obiettivi diversi con un singolo obiettivo, nel senso che io qui ho un 35 mm montato, pertanto io tendenzialmente sono eh, limitato a questa focale e basta. Ma se avessi bisogno di, non so, fotografare da, da più vicino, ma essendo comunque lontano, quindi di qualcosa di più zoomato. Con questo tastino qui in alto, che poi vi faccio vedere meglio qui in basso tranquillamente nell'analisi del corpo macchina, io posso ovviamente configurare il digital zoom che sfrutta la triple resolution technology per fare un crop direttamente in macchina e quindi avrò tre stati. Tre step diversi, quindi 60 megapixel, 36 megapixel, 18 megapixel, in uno zoom digitale che va a 1,3x oppure fino a 1,8x. In questo modo, un 35 mm di obiettivo può diventare un 45,5 a 1,3x di crop, oppure può diventare un 63 mm a 1,8x di crop. Il punto è: è effettivamente un crop digitale? No, nel senso che a livello tecnico sì, ma a livello finale no, perché comunque viene scritto nel, nei metadati, quindi negli exit del file che c'è questo crop. Quindi quando voi andate a prendere il raw e lo mettete su Lightroom, lo vedete croppato, ma potete sempre comunque tornare indietro senza problemi alla risoluzione originale, 60 megapixel. Quindi è un crop diciamo, che si può gestire anche in post e funziona veramente molto bene. Io. Ho fatto delle prove di scatto a 63 mm equivalenti sfruttando questo uh, 35 mm uh, come obiettivo. La foto finale ha 18 megapixel, ma 18 megapixel non sono poi così pochi, anzi si possono utilizzare per un sacco di cose, stampe, eh, poster, insomma, pubblicazioni web, sono anche tantissimi, perché di solito se ne usano due per pubblicare foto sul web, quindi Va comunque bene, questa, questa cosa paga, funziona e dà quel qualcosa in più eh, che a questo prodotto sicuramente serviva sotto certi punti di vista per rimanere sempre, eh, diciamo, sul pezzo. Vi ho tediato abbastanza, ma ci tenevo a, a proseguire, a spiegarvi bene tutti i vari dettagli di M11. Adesso però vi spiegherò ancora meglio, perché come sempre venite qui sotto con me che vi faccio vedere come è fatta la fotocamera. Eccola qui, questa è eh, l'Aica M11, sempre molto essenziale, pulita, che... A livello estetico, ricorda molto M10, chiaramente non è cambiato così tanto. Cambia, va a cambiare un po' il peso, va a cambiare un pochettino il materiale, insomma, va a cambiare alcune cose interne e, e cambiano anche alcuni. Alcuni tasti, c'è cioè ad esempio il nuovo tasto configurabile Fn qui sopra che vi dicevo, ma se vedete la linea, l'estetica rimane piuttosto, piuttosto invariata appunto. Se andiamo a togliere l'obiettivo, questo fantastico 35 mm meraviglioso, vedete che in realtà il sensore è coperto e protetto da queste tendine che eh, non sono nuove, abbiamo già visto, ma guardate, non so se, riesce, se riuscite molto a vedere da questa inquadratura, lo spazio che c'è praticamente tra l'attacco M... E il sensore effettivo. Questa cosa viene fatta per permettervi di montare anche ottiche like un po' più vecchie che hanno praticamente una, una baionetta molto più lunga. Quindi questa cosa vi permette di utilizzare anche altre ottiche più, più vecchie. Pensate per la pellicola senza andare a rovinare il sensore. Cioè, io ci posso entrare. Non lo sto ancora toccando e eh, sono dentro con praticamente. Vedete gran parte del mio indice, ma non sto ancora toccando il sensore, quindi di spazio ce n'è veramente veramente tantissimo. Quindi sensore da 60 megapixel che vi spiegavo poco prima con la triple resolution technology, c'è una base ISO 64 con 15 stop di gamma dinamica, si può estendere fino a 25600 ISO o 50000 ISO senza troppi problemi a livello eh, fisico, ma con qualche problema a livello di scatto, nel senso che effettivamente 25.600 e 50.000 ISO sono delle foto piuttosto inutilizzabili, ma sotto questa eh, sensibilità ISO in realtà eh, si possono ancora salvare e recuperare anche, ad esempio, a 6.400 ISO senza troppi problemi. Ci sono appunto i pixel a doppio guadagno, dual gain. L'ISO è un dual range, quindi è possibile lav lavorare con minor rumore ad ogni risoluzione e viene offerta una riduzione e gestione del rumore anche ad alti ISO, che effettivamente è migliorata. Rispetto al passato, c'è un nuovo processore di immagine Maestro 3. C'è una nuova tecnologia per il filtro colore eh, Laika. Come dicevo prima, c'è il, il pixel binning. Il buffer di energia e JPEG sono illimitati a 18 megapixel, mentre sono 30 fotogrammi al secondo a 36 megapixel, oppure 13 o 15 fotogrammi a 60 megapixel. La raffica standard, invece, è pari a 4,5 eh, fps. Quindi nella parte superiore, ad esempio, vediamo che. C'è il minimalismo estremo, come ogni buona eh, Leica M. c'è la ghiera per la sensibilità ISO, che bisogna tirare verso l'alto per poter regolare al meglio. c'è la ghiera dei tempi di esposizione, c'è il tasto di scatto e di accensione, la slit out show, e fine, oltre ovviamente al. Pastino qui di FN che può essere configurato. Io ho scelto di configurarlo per appunto il digital zoom. Chiaramente il diaframma si va a gestire dall'obiettivo, quindi ce l'avete direttamente qui. C'è questo meraviglioso mirino a telemetro che è un tipo di esperienza veramente inspiegabile da utilizzare. Si riconferma. Una presenza importante per questa gamma di prodotti che non può, ovviamente, mancare e che risulta veramente utile per la messa a fuoco. Ma potete, ovviamente, utilizzare volendo anche uh, il focus speaking in questo pannello LCD posteriore da 2,95 pollici TFT a matrice attiva che ha un vetro in gorilla glass 5 eh, e offre 2.332.800 punti di definizione in formato 3 mezzi con supporto eh, touchscreen c'è un d pad qua molto essenziale una piccola estrusione per migliorare il grip quando appunto impugnate questa eh, m11 c'è un'altra un ghiera qua posteriore eh, ovviamente configurabile così come anche poi tre semplici tasti eh, play fn e eh, menu che possono appunto essere fn può essere regolato ma di fatto play e menu fanno sempre le stesse cose come nei precedenti modelli le altre novità riguardano la parte inferiore, non c'è più la calotta che c'era in M10 che andava appunto svitata da qui, c'è un nuovo sistema di sblocco per la batteria, io sto sempre tenendo la fotocamera senza sensore ma vi ricordo che posso farlo in maniera sicura perché ci sono queste tendine che lo proteggono, c'è praticamente questo tasto di sgancio per sbloccare la batteria, se tirate la batteria non si sblocca, dovete premere un pochettino e allora poi si sbloccherà. Una batteria che in realtà è anche nuova, batteria nuova da 1800 mAh che ha il 64% di capacità in più rispetto a M10 ed è una cosa che ho veramente confermato perché stavo scattando appunto un giorno con questa M11 e a un certo punto ho detto cavolo ma è già scarica ma, ma allora non è vero che dura così tanto questa batteria, mi hanno mentito, era un complotto. E poi mi sono accorto che avevo già fatto 730 foto e quindi di conseguenza, sì, cavolo, se dura di più questa, questa batteria. Che semplicemente io non me ne sono accorto mentre scattavo perché sono rimasto molto colpito dall'esperienza di scatto. Scattavo, 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 e alla fine è certo che la batteria si è scaricata, ma avevo già superato i 700 scatti, che sono veramente tantissimi. Questa batteria, secondo me, ha solo un piccolo problema in, questa, in questo tipo di, eh, di montaggio, perché vedete che nella parte inferiore qui chiaramente c'è l'attacco per il treppiedi. Se avete l'attacco per il trepede qui non potete togliere la batteria perché il gancio è praticamente sotto a questo attacco e questo secondo me è un piccolo difetto di utilizzo che poteva essere migliorato in qualche modo e magari verrà migliorato in qualche modo in un futuro modello, però effettivamente è abbastanza frustrante non poter togliere la batteria eh, se avete l'attacco del trepede qui sotto. E poi c'è questo, questo connettore Type-C inferiore che permette anche di ricaricare, ovviamente, la, la batteria della fotocamera. Che in realtà l'ho sempre usato per ricaricarla perché è molto comodo. Non è molto felice come posizionamento, mi ricorda molto il Magic Mouse di Apple che non apprezzo particolarmente. Effettivamente non potete tenere la fotocamera così, se la state ricaricando, dovete per forza tenerla così, o appunto al contrario, meglio per una stabilità migliore. Queste sono le uniche due piccole eh, cose che non ho particolarmente apprezzato. Insieme al fatto che, effettivamente, se andiamo a vedere adesso, rimonto l'obiettivo: ehm, il tempo di accensione di questa Laika M11 è un po' rallentato, richiede circa. 2-3 secondi, vedete, per diventare operativa uh, appieno, adesso è sempre al contrario, ma adesso è accesa, quindi ci vogliono quei 2-3 secondi per renderla operativa cosa che non mi fa particolarmente impazzire, adesso ho attivato anche appunto anche l'iView, provo a rispegnerla, vedete che c'è questa lucettina qua di fianco, la riaccendo, ora che effettivamente è operativa, passa, passano 2-3 secondi appunto che non sono proprio, cioè sono, sono un po', ecco, diciamo che sono un po'. Il menu ve lo faccio vedere subito perché è veramente molto semplice. Prendendo il menu una volta avrete quello rapido con eh, l'esposimetro, i vari dati e le, eh, le, i collegamenti rapidi. Premendo una seconda volta entrate poi in un menu che è suddiviso in praticamente 5 pagine più quella dei preferiti, ma non ci sono più di... ecco, ho sbagliato, non ci sono... ho sbagliato ancora perché sono ancora al contrario, chiedo perdono. Ehm, ci sono 5 pagine più quella dei preferiti, ma non ci sono più di 6 voci per ogni singola pagina, vedete che passa automaticamente alla pagina eh, successiva e questa secondo me è l'essenza del menu molto facile e semplificato di Laika, è veramente molto 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 bello e mi piace tantissimo proprio perché è vero l'Ica M11 poi non ha così tanta così tante funzioni, non c'è il tipo di eh, resa dell'autofocus, la risoluzione video, cioè tante cose ovviamente non ci sono in questa in questa M11 quindi non devono neanche essere considerate e eh, è possibile rendere meno un po' più eh, semplice e pulito però comunque l'Ica è sempre stata molto brava a fare questi menu ci sono anche delle novità per l'app la, Leica Photos: ovviamente M11 include WiFi e Bluetooth e, e si può collegare con lo smartphone. Leica Photos, che nel 2022, sicuramente dopo che uscirà questo video, eh, avrà la possibilità di avere il geotagging con un aggiornamento gratuito. Leica Photos, che adesso è un'applicazione gratuita, in passato non lo era. Uh, è ancora in versione beta nel momento in cui ho visto questa recensione per la M11 ma ha sempre funzionato abbastanza bene qualche piccolo lag nel passaggio di controllo remoto della fotocamera ma alla fine uh, ha sempre funzionato tutto senza problemi, poi in futuro ovviamente usciranno grandi novità uh, per questa applicazione, già annunciate da like e allora ci sarà magari la possibilità di fare un'altra prova. Due altre grandi novità secondo me di questa M11 riguardano i tempi di scatto fino a un 16 millesimo che vi permettono di utilizzare ad esempio un obiettivo un Octilux anche di giorno, quindi obiettivi molto molto luminosi anche di giorno con eh, tempi di esposizione molto rapidi e il live view stabilizzato, nel senso che quando andate a fare il digital zoom, ovviamente il micro movimento può diventare un problema, il live view è stabilizzato, fa una specie di crop tramite appunto stabilizzatore digitale, non è eh, fisico in camera, eh, fa una specie di crop che poi nello scatto finale non andrete a vedere, ovviamente, ma di fatto vi permette in quel caso di rendere la visione della foto, o magari con, con appunto delle focali un po' più spinte, del digital zoom un po' più spinto, stabilizzato per permettervi di scattare senza troppi problemi. Sono tante altre novità in questo prodotto, ma vi invito a leggere la recensione testuale che trovate ovviamente su fotonerd.it, vi lascio il link qui sotto in descrizione, come sempre, dove potete anche scaricare i file RAW senza problemi. Per quanto riguarda il resto, quindi l'esperienza di scatto, è sempre veramente riconfermata. ve L'ho detto un po' prima, nel senso ho scattato 700 foto senza accorgermene perché ero veramente preso e concentrato sull'esperienza di scatto, la messa a fuoco, la, la calma, la calma. cioè, la Leica M11 è una fotocamera con la calma, cioè che, che vi insegna la tranquillità. Ok, perché chiaramente non andrete a utilizzarla per fotografia dinamica sportiva dove dovete mettere a fuoco velocemente. Oggi abbiamo l'autofocus, siamo viziati da questa cosa e quindi di conseguenza non ci viene più naturale usare. Un obiettivo con messa a fuoco manuale che non ha la possibilità di usare l'autofocus. In passato un plauso, ovviamente a chi faceva sportiva con la messa a fuoco manuale, con le difficoltà del caso, ma una volta c'era solo quello. M11 è un dispositivo che riesce veramente a compensare il divario tra, eh, tra passato e futuro, facendoci sentire nel presente, ma fino a un certo punto. Nel senso, mi spiego meglio. È proprio un'esperienza che vi ho raccontato come in ogni recensione di un prodotto laica. Uh, sempre in maniera approfondita è un'esperienza che è difficile da raccontare perché ti senti coinvolto nello scatto, ti senti dentro, ti senti immedesimato, è come se almeno io quando impugno una like è come se entrassi in una sorta di empatia eh, totale con tutti i vari fotografi che l'hanno usata prima di me chiaramente non essendo al loro livello perché loro fotografavano cose incredibili io no, io al massimo fotografo Nicola Nubile del podcast eh, che vedete appunto nelle varie foto in sovraimpressione ma eh, di fatto il tipo di, di empatia, di utilizzo, di esperienza è qualcosa che regala emozioni, regala emozioni che veramente, vi ripeto ancora una volta, sono difficili da raccontare. Prima di fermarvi a giudicare eh, un libro dalla copertina, dovete magari leggere qualche pagina. Con Laika è la stessa cosa: nel senso che forse provare eh, un prodotto del genere solo in negozio facendo foto. Ad altre fotocamere o al personale che c'è lì, non è sufficiente a farvi capire il tipo di esperienza. Quindi eh, provate a contattare appunto Laika e. Um fare in modo di provare qualche esperienza di scatto, qualche workshop, qualcosa insieme a loro, che sono super bravi, perché veramente dovete rendervi conto cosa significa scattare con un prodotto del genere. Poi, obiettivamente è stato sempre molto divertente, anche con questa fotocamera, io ho molti amici e colleghi fotografi che mi hanno sempre detto «Ah, eh, le lag like costano tantissimo, non valgono quello che costano, ah, eh, eh, brava!» eh. Ho detto «Ok, allora facciamo così, visto che siamo insieme». Tieni M11, fai una foto, scattane una a piacere, prendi il tuo tempo e poi mi dici cosa ne pensi. Le varie risposte sono sempre state molto divertenti, perché sono sempre state: Ah, che colori? Ah, ma, ma questa gamma dinamica. Ma questa definizione perché io lo so come scattano Leica, ne ho provate tante e so benissimo quello che mi aspetto. Chi non l'ha mai provata non riesce a capire la gamma dinamica, la color science di Leica, l'esperienza di scatto finché veramente non la prova o finché magari non guarda i file RAW eh, con il proprio computer con Lightroom. Vi, vi invito a fare anche questa cosa, scaricate i file RAW da fotoner.it, provateli. Fatemi sapere cosa ne pensate anche qui sotto nei commenti e vediamo se riuscite anche a capire la gamma dinamica che ha laica M11 nei vari file. È migliorata rispetto al passato M11 come qualità? Sì, rispetto a me, secondo me è una grande novità, il sensore è veramente importante, 60 megapixel sono tanti, eh, prima erano solo 24, la gamma dinamica è molto cambiata rispetto a prima, c'è sempre una sorta di firma, diciamo, no? della, della qualità laica nel file, ma tutto mi sembra molto più massimizzato e imponente. Quindi sicuramente un prodotto che non è esattamente alla portata di tutti, ma che va provato, va capito, va compreso e che rimane in una nicchia sicuramente sotto un certo punto di vista, ma il premio che tra virgolette, vorrei dare a Laika è, è quello di essere stato in grado di reinventarsi con un prodotto nuovo, ma non nuovo, innovativo, ma non innovativo in senso positivo ovviamente. Quindi Leica è stata in, in grado di mantenere eh, uno stile iconico, una fotocamera da una serie importante, innovando con una tecnologia che fondamentalmente abbiamo in tasca tutti i giorni tutti, abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni tutti, ma a cui nessun produttore aveva mai pensato fino ad oggi. Quindi Leica sicuramente ha aperto la pista, ha aperto il percorso, ha aperto qualcosa che in futuro secondo me verrà fatto tantissimo, cioè Produttori che magari prendono più spunto dallo smartphone, visto che gli smartphone hanno preso spunto alle fotocamere. Insomma, è un dai e prendi eh, continuo tra, le due, tra i due segmenti, ma che effettivamente funziona, perché eh, almeno io mi sono trovato veramente molto bene ad avere una fotocamera con una memoria flash integrata. Che mi faceva scattare senza pensieri, chiaramente finiti il 64 giga, basta. Però quello vale anche per uno smartphone che comprate. Che la memoria prima o poi finisce. Certo, magari in futuro eh, Leica farà come Apple con i cloud. Che ci dà appunto il cloud eh, anche per le foto, le fotocamere. Così, cosa che comunque si è già vista in fotografie nelle fotocamere, ma è un'opzione un po' diversa da gestire nel, nel quotidiano e nell'operativo fotografico professionale. Comunque ehm, Onestamente, è una fotocamera che non vedevo l'ora di provare è avere un po' con me. Mi dispiace doverla rimandare a Laika. Prima o poi, un giorno nella vita, quando forse non avrò più debiti, mai eh, ne comprerò una perché veramente non so. È sempre un'esperienza così diversa. Che non è una fotocamera che non è una fotocamera che userei per lavorare. Questo è poco ma sicuro perché richiede pazienza, calma, tranquillità. E purtroppo, almeno nel mio lavoro a livello di fotografia, non è mai così. Eh, però, è quella fotocamera che. Non so, avete presente quelle persone che magari esistono, ehm, hanno una macchina normalissima per la settimana e per il weekend hanno una supercar perché gli piace quell'esperienza di supercar. Possono permetterselo, sì, bene, buon per loro, è una cosa che funziona. Io vorrei mi piacerebbe tantissimo fare la stessa cosa con like. Cioè, in settimana uso una fotocamera per lavorare. Nel weekend uso una fotocamera per passione. Che in realtà. Già faccio così con alcuni prodotti, con la Leica no, perché non ce l'ho, ma l'idea è proprio questa. Poi questa è la mia idea, il mio parere. Ognuno di voi può avere la propria esperienza con la che magari mi può anche raccontare qui sotto nei commenti. Quindi mi raccomando, andate a leggere la recensione su fotoner.it. Noi ci vediamo in una prossima recensione, più avanti, con calma, senza problemi. È il momento in cui si chiude il sipario, anche stavolta scappo in Messico con questa M11. Assolutamente.